Ah, io ho già manifestato tutta la mia disponibilità per supportare l'iniziativa, per essere presente e sostenere la stessa iniziativa. Questo, diciamo, fa seguito a quella nostra manifestazione, corteo promossa tempo addietro a Marsala, però diciamo che siamo fiduciosi sulla possibilità di un intervento da parte della Regione, del Governo nazionale, per assicurare le necessarie misure a copertura di un danno che sembra proprio davvero compromettente, può compromettere la stabilità delle aziende, dei nostri agricoltori marsalesi. Per cui noi auspichiamo che si possano fare degli interventi, al di là di quelli che già sono stati posti in essere in favore delle cantine, che possano, diciamo, dare le giuste provvidenze ai singoli agricoltori. Considerato questo stato di grave crisi determinato dalle avversità atmosferiche, dalle note ragioni. Io mi auguro, ecco, che nelle prossime settimane, attraverso gli interventi dei governi regionale e nazionale, si possa ottenere qualche risultato in più rispetto a quello che finora è stato raggiunto. È chiaro che c'è molto da fare, da vigilare, io lo sto facendo attraverso anche i parlamentari del nostro territorio, in maniera particolare con il deputato della nostra città, con l'onorevole Pellegrino, ma anche con l'onorevole Catania, e stiamo, diciamo, seguendo da vicino con la speranza che si arrivi a questo traguardo. Non raggiungere questo risultato sarebbe davvero grave non solo per la nostra categoria dei viticoltori, ma per tutta l'economia marsalese.